guardano tutti. Se ancora piccola se ti imbarazzi, quando ti regalo un po' di carezzi, oppure ti faccio troppi complimenti. Sport on Radio. Commenti ed approfondimenti dello sport sipontino del fine settimana. Amici di Rete Smash, buonasera e benvenuti al terzo appuntamento di Sport on Radio, il rotocalco sportivo della emittente di Manfredonia che trasmette dalle frequenze 96.50, rettifico, come mi suggerisce la regia di Jacopo Totaro, e soprattutto realizza un podcast sulla pagina Facebook Rete Spazio Smash, visibile e godibile da tutto il mondo. Infatti abbiamo comunque spettatori che ci seguono e ci vedono davvero da tutte le parti del mondo, e per questo ovviamente li ringraziamo. Terza puntata dell'ottava stagione, non manca Andrea Gambuto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie Andrea. Ciao, e poi in video collegamento abbiamo il Rosario Lampanti, che ringrazio e a cui auguro una buona stagione, vista che è la prima volta che ci sentiamo quest'anno. Grazie Rosario Lampanti. Grazie a voi. E poi abbiamo Flavio Ognissanti, pubblicista e soprattutto colui che segue un blog sulla Fiorentina, seguitissimo anche lui, davvero worldwide, con più di penso ormai siano 3 milioni quelli che ti seguono, Flavio, se non di più. Abbiamo una media di 2-3 milioni di lettori al mese, grazie a Dio. Io credo che non li conosca uno per uno, sono tanti, vero? Sono tanti. Va bene, cominciamo a parlare di calcio, di Serie A soprattutto, perché davvero i temi sono tanti e le partite di ieri hanno dato molti spunti. Rosario, non possiamo che cominciare da Juve-Milan. Io dico che fino al pareggio di Rebic i titoli erano la Juve tornata, la Juve pronta a ripartire, invece poi hanno cambiato tutto. Incredibile, la gente come si fa a pensare a una Juventus in quella posizione in classifica? È incredibile quello che sta capitando. Io credo che sia anche, chissà, il dopo Covid che ci ha rivoluzionato tutto, secondo me. Dipende anche da quello, evidentemente. Perché una situazione, la Juventus in questa posizione era impensabile da tutti, però io credo anche che abbia tutto il tempo per riprendersi. Certo, riagganciarsi di nuovo in vetta sarà molto dura, però la Juventus ci ha abituato in tutti questi anni che ha un potenziale incredibile, un allenatore che ha carattere, giocatori dietro molto esperti, e quindi secondo me potranno anche recuperare, ma giocarsi lo scudetto sarà molto difficile a questo punto. Flavio? Ieri è stata una partita brutta, molto brutta. Intanto io credo che si sia collegato Oscar Damiani. Sì, ciao, buonasera. Grazie Oscar, spero di non averti fatto fare i salti mortali. No, assolutamente. Grazie, davvero, tra l'altro abbiamo appena cominciato, quindi sei perfettamente in tempo. Grazie ancora, bene. Oscar. Grazie a voi. In linea Oscar. Abbiamo buonasera. Rosario Lampanti e Flavio Ognissanti. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Allora Flavio, stavamo parlando della Juve. Stavo dicendo, la partita ieri è stata molto brutta, onestamente. Non è stato un piacere da me, che non sono tifoso di una delle due squadre, per guardarla. È stata una partita molto brutta, dove per 70 minuti la Juventus è stata assoluta padrona del campo. Il Milan è stata lì, ha aspettato la propria occasione, l'ha avuta. Alla fine ha ragione Allegri, se la partita fosse continuata a 5 minuti in più l'avrebbero anche persa. Non so se la Juve recupererà per la lotta a scudetto, perché vedo troppi problemi in casa Juventus. Non vorrei ci siano anche problemi di spogliatoio, perché le parole di Allegri su Chiesa non sono state banali. Allegri si è presentato anche con parole non proprio al mille verso Bonucci, se vi ricordate a luglio la conferenza stampa. Non vorrei che oltre
problemi tecnici e tattici che hanno, ci sia anche qualche problema nello spogliatoio. Però, e chiudo, non venga detto che la Juve non ha una squadra per lo scudetto, perché la Juve ha uno squadrone. Mi sembra. Oscar, io tu come agente sportivo non so se puoi parlare delle squadre, io ovviamente non so, lascio a te la libertà di dire tutto quello che puoi sulle squadre, anche perché io penso che tu partecipi a comporle in qualche modo, giusto? Sì, no, vabbè, io posso dire quello che penso e quello che ho visto, nel senso, in merito alla Juve, ieri ero allo stadio e averla vista dal vivo... Secondo me la Juve ha fatto un ottimo primo tempo, ha iniziato bene anche il secondo, poi quando non le chiudi, comunque ha giocato contro il Milan, non è che ha giocato proprio contro l'ultima delle squadre, quindi poi nel secondo tempo il Milan qualcosa in più ha fatto, la Juve è calata soprattutto credo anche di testa nella concentrazione e poi c'è stata quell'occasione che poi alla fine è stata, senza contare l'ultima occasione della parata di Chesney, alla fine è stata l'unica occasione che il Milan ha avuto importante. Oscar, sul campo si è visto l'errore ammesso tra l'altro da Allegri, che ha detto di aver sbagliato i cambi. Si è vista questa cosa sul campo, il calo del finale è pure stato deciso da questo, dai cambi che ha fatto il mister? Ma io credo che i cambi non hanno dato quello che lui pensava, perché ci stava di mettere comunque Kin e Chiesa per esempio per poter ripartire con forze fresche, magari un contropiede e poterla chiudere. Purtroppo non è stato così, però io credo che l'idea sia stata giusta, che poi i giocatori non abbiano risposto sul campo quello che lui pensava, quella è un'altra faccenda, ma l'idea io credo che potesse essere giusta. Io ho pensato la stessa cosa, poi è chiaro che hanno preso gol e tutto di conseguenza viene annullato. Rosario, molti volevano il terzo centrale, dall'altra parte ce l'aveva in panchina De Ligt, e magari un altro centrocampista invece del passare una sorta di 4-4-2 o un 3-5-2. Tu pensi che sarebbe stato più efficace? Sarebbe servito a portare in porto il risultato? Guarda, le partite non dipende tanto dalla disposizione in campo, le partite dipendono dallo sfruttare le opportunità che ti capitano. Primo tempo la Juventus ha avuto delle opportunità che purtroppo ha mancato, purtroppo per la Juve, e quindi dopo ha pagato. Fosse riuscito a fare un altro gol, allora sarebbe stata dura per il Milan, ma come diceva Damiano, io sono d'accordo, cioè giocava contro il Milan. Io pensavo, ero sicuro che la Juventus non avrebbe perso, anzi ero sicuro che vincesse la Juventus. È andata così, però Juventus, sono d'accordo con quello detto prima, insomma la Juventus ha un organico di primo piano, ha questi due centrali che danno una grandissima sicurezza, che sono Bonucci e Chiellini, e quindi avrà tutto il tempo per riprendersi, ma la Juventus non mollerà assolutamente, insomma. Oscar, hanno addirittura scomodato una statistica del 65 che voleva la Juve partita male e finita dodicesima. Ha senso questo accostamento, o tu ce la vedi comunque tra le prime quattro, almeno in zona Champions? Io credo che si riprenderà, perché comunque i passi falsi sono stati fatti probabilmente nelle prime due partite. A Udine vinceva, si è fatta recuperare, con l'Empoli è stata una partita a sé, che non sono praticamente entrati in campo, hanno fatto male. Però io ieri ho visto una squadra in ripresa, non una squadra sottotono, sono rientrati tutti anche dalle nazionali, hanno avuto modo di allenarsi, che questo è fondamentale. Io sono convinto che nelle prossime partite ci sarà modo di riprendersi e di riniziare comunque una rincorsa verso i primi posti. Rosario, gli errori di Cesc a Udine e a Napoli sono segno pure di qualche problema di spogliatoio, tutti hanno accettato la partenza di CR7, secondo te, o qualcuno magari avrebbe preferito averlo ancora a Torino? Parlo di giocatori e quindi di spogliatoio. I giocatori pensano alla propria carriera, alle proprie prestazioni, i giocatori... Fai un cambio in una squadra, non è che i giocatori pensano soprattutto a se stessi, quindi non riguarda quella cosa lì. Chesney
il percorso di ogni giocatore quando gioca, ci sta che in una stagione sbagli qualche partita e quindi ci sta anche qualche errore di Chesney, però poi sono giocatori di altissimo livello, poi sanno rimediare l'errore, sanno riprendersi, e quindi non trovo poi così giusto dare la croce addosso al portiere, anche perché qualche volta credo che sia stato aiutato anche dai compagni a sbagliare. Poi non dimentichiamo, io sono convinto di una cosa comunque, che si sta eccedendo troppo a dare palla ai portieri. Io vedo tante partite che il difensore può rinviare e far rinviare il portiere, ma cioè c'è un'esagerazione in questo coinvolgere il portiere nel gioco della squadra. Tanto più che i portieri, insomma, sono tecnicamente, arrivano fino a un certo punto, non possono essere bravi come gli altri giocatori quando calciano. E quindi a volte si fa questo grande errore, secondo me. Fabio, anche tu vedi la Juve tra le prime in zona Champions sicuro, o la vedi addirittura in lotta per il primato, come è successo nel 2015, quando Allegri partì pure così male, però poi cominciò un filotto di 25 vittorie di 24 vittorie su 25 partite. Guarda, Antonio, quel campionato era un po' diverso, perché quel campionato non aveva una squadra forte oltre la Juventus. Questa ce l'ha, che è sulla carta è l'Inter, che se la gioca con la Juventus. In quel campionato lì l'antagonista della Juventus era il Napoli. Non era il Napoli scintillante che poi abbiamo visto magari 2 anni dopo con Sarri. Era un Napoli sì forte, ma non a quei livelli lì che poteva lottare per lo scudetto. Quindi la Juve era anche molto più forte, perché veniva da una finale di Champions League. Quindi per me è un po' diversa la storia. Anche Allegri, lì Allegri aveva fatto un percorso, qui Allegri torna dopo 2 anni in cui l'anno scorso le cose sono andate molto male, quindi non lo so, tra le prime 4 ci può entrare, perché secondo me quest'anno è un campionato molto più equilibrato, quindi se, e questo penso che lo pensiamo tutti, se la Juve torna a macinare punti si può inserire tra le prime 4. Lottare per lo scudetto dipende dall'Inter. Se l'Inter ha il cammino, il passo che sta avendo, no. Perché in questo momento qui è più squadra l'Inter rispetto alla Juventus. Oscar, che Milan hai visto ieri a Torino? È questo Milan in fiducia, questo Milan che crede molto nelle sue risorse, nelle sue capacità. D'altra parte Pioli non fa che dirlo, ci crediamo. Quest'anno, ieri ha parlato di atteggiamento diverso della squadra, quest'anno scendono in campo per vincere tutte le partite. Si percepisce questa cosa allo stadio? Sì, quando la si vede giocare? Io credo che c'è molto entusiasmo nel mondo proprio del Milan, nel mondo rossonero. Ho visto già a Liverpool hanno fatto comunque un'ottima partita, giocando comunque contro una delle squadre più forti d'Europa, hanno dimostrato di essere all'altezza, anche se poi la partita non è andata come volevano, perché poi hanno perso, ma nonostante questo io credo che abbiano dimostrato di essere una squadra in forma, con un tecnico che secondo me ha dato un'impronta di gioco importante, che chiunque gioca sa bene quello che deve fare, questo è fondamentale. E anche ieri, nonostante non abbiano fatto una delle migliori partite, anche probabilmente stanchi dalla trasferta europea, hanno comunque recuperato e hanno dimostrato di avere comunque una compattezza di squadra importante. Oscar, quando incidono sulla squadra queste scelte della società, le scelte di quest'estate, la scelta di rinunciare a Donnarumma, Çalhanoğlu, questo tiro e molla con l'altro centrocampista, quando incidono secondo te sulla squadra e come reagiscono i calciatori? Incidere non penso che incidano sotto il profilo tecnico, diciamo, del gioco, incidono sotto il punto di vista societario, nel senso che la società, ci sono degli input ben precisi da parte della società, un calciatore viene messo nelle condizioni di stare comunque bene, al massimo, di poter fare al massimo il proprio lavoro, però è chiaro che ci sono delle linee da osservare, e quindi per ogni giocatore ci sono dei, comunque, come ho già ripetuto più volte, delle idee sulle quali non si può andare oltre. Quindi se un calciatore accetta quelle che sono le linee imposte, bene, altrimenti ne arriva un altro. E questo credo che sia una
da parte della società una forza importante, a dimostrazione che la società è viva, che c'è e che sta facendo un ottimo lavoro. Rosario, la stessa cosa chiedo a te, cioè è bene che la società assuma questo atteggiamento, non ultimo quello con che sta ancora trattando. Quanto può, che ripercussioni può avere sulla squadra questo atteggiamento della società? Ma intanto sono d'accordo che è bene che la società, le società facciano questo, perché danno un'impronta di forza contrattuale con i giocatori, quindi sanno che c'è una linea da seguire e loro devono seguirla. Quindi questo è disciplina, è forma mentale. Cioè sono migliorati molto al Milan, secondo me hanno fatto delle scelte importanti, lì Maldini è stato proprio bravo. E quindi i giocatori si devono adeguare. D'altronde se non fai così, a un certo punto la situazione può scapparti di mano, perché poi ogni giocatore gioca sempre di più al rilancio e ti porta poi out. Quindi è bene, dà una sensazione di forza societaria quel comportamento. Io sono favorevolissimo a questo. Flavio, perché non nella lotta allo scudetto non hai messo pure il Milan? Hai parlato solo di Inter e Juve. Penso che come singoli il Milan è sotto l'Inter e Juventus, come singoli, sulla carta. Poi io ho visto sia la partita di ieri, ho visto sia anche la partita di Liverpool. Il Milan ha subito 70 minuti ieri, ha subito 85 minuti contro il Liverpool. È vero che il Liverpool è molto più forte, però il primo tempo di Anfield Road se finiva 4-0 per il Liverpool, penso che nessuno poteva dire nulla. Sono stati bravi in quei due minuti a avere due occasioni, hanno fatto il gol entrambe nelle occasioni, però il Milan, se devo dire, lotta con lo scudetto. A me il Milan ha impressionato molto contro la Lazio, li ha messi là, ha annullato la Lazio, ha fatto una partita per me gigantesca. Anche lo scorso anno, quando il Milan faceva bene, Antonio, subiva sempre qualcosa. Donnarumma ogni partita qualche parata la doveva fare. Contro la Lazio invece non hanno concesso, specialmente in casa, l'anno scorso il tallone d'Achille del Milan sono state le partite casalinghe. Avesse vinto tutte quelle casalinghe. Se tu vai a vedere i voti di Donnarumma dell'anno scorso, Antonio, Donnarumma la prima sempre si è mezzo, sette, perché ogni partita la parata importante la doveva fare. Quest'anno contro la Lazio a me ha impressionato il Milan, perché ha demolito e annullato la Lazio. A me ieri il Milan non è piaciuto, perché se al 70esimo il risultato fosse stato di 2-0 per la Juve, penso che nessuno poteva dir nulla. Szczęsny fino all'85esimo non aveva fatto una parata. Poi il calcio, per noi dobbiamo essere bravi a non giudicare una partita solo dal risultato. Ieri come Milan, complicato, i commenti sul Milan ieri, se Morata, che ha avuto due o tre occasioni, ne ha avuta una Rabiot, avessero fatto il 2-0, il Milan sarebbe stato tutt'altro i commenti. Quindi a me il Milan ieri non ha impressionato, per me non ha una rosa da lottare per lo scudetto, anche il centravanti. Chi è il centravanti del Milan? Non lo so, io sul Milan ho più di un dubbio, vediamo. Oscar, io pensavo l'altro giorno tra me e me che comunque l'operazione Donnarumma, qui proprio chiedo alla gente, non è stata antieconomica, cioè mandar via a parametro zero uno dei migliori portieri del mondo, che tu pensa se poco poco Donnarumma azzecca pure il mondiale, cioè acquisisce un valore quasi inestimabile, non si poteva accontentarlo e poi negli anni a venire magari venderlo per quanto vale Donnarumma? Il problema è che accontenta molto la volontà del calciatore. Sì, quello anche sì, il problema è che accontentarlo significava dargli 10 milioni di euro più bonus. E il Milan a più di 8 non andava. Quindi a quel punto lì è difficile venirsi incontro. Come dicevamo prima, le linee guida erano quelle, altrimenti andava a finire che gliene davano 10, arrivava adesso Kessi e diceva vabbè, che Donnarumma ne guadagna 10 e io ne voglio 8. E allora andavano avanti così, poi arrivava Çalhanoğlu, la stessa cosa. Hanno fatto una scelta, hanno detto i giocatori questo devono guadagnare, questo deve essere. Se va bene, bene, altrimenti ne prendiamo degli altri. Questa è stata la scelta del Milan per quanto riguarda Donnarumma. È chiaro che non l'hanno fatto a malincuore, ovviamente, perché si rendono conto loro di quello che hanno perso. Però io penso che pure Donnarumma stia avendo qualche problema, vero?
Beh, è andato comunque in una società dove ci sono dei giocatori di primissimo livello, e entrambi i portieri sono due portieri forti, e quindi c'è concorrenza, è normale. Rosario, però non giocare è la cosa peggiore per un calciatore del 99 di appena 22 anni. La panchina è durissima, poi quando vieni dall'europeo, quando sei sulla cresta dell'onda, e come si gestisce questa situazione da calciatore? Ma intanto trovo molto strano che lui non giochi, perché agli europei ha dimostrato di essere il portiere più forte al mondo, Donnarumma. Noi abbiamo vinto gli europei con Donnarumma, Chiellini, Bonucci e praticamente senza centravanti, quindi Donnarumma è stato strepitoso, quindi mi sorprende questa cosa. Secondo me deve avere un po' di pazienza, poi piano piano giocherà lui, perché è il più forte di tutti. E poi sono d'accordo, insomma, la società, come diciamo prima, le società devono prendere un modo di fare, una linea, e tracciare quella linea e stare fedeli a quella linea. Quindi le decisioni del Milan io le approvo in pieno, e sono d'accordo anche sul potenziale che ha il Milan per vincere lo scudetto, no? Secondo me non ha potenziale per vincere lo scudetto. Potenziale ce l'ha l'Inter, e poi le altre sono leggermente dietro. Anche per l'età media, dici, Rosario, sono troppo giovani per poter... per avere la maturazione pure tecnica per vincere un campionato. All'Inter sono una bella squadra, anche se ha fatto qualche cambio importante, ha trovato i sostituti, insomma, e lì c'è Marotta, non c'è un dilettante. Ti aspettavi questa partenza dell'Inter, Rosario? Eh sì, me l'aspettavo, sì. Non mi aspettavo la partenza della Juventus, anche la Juventus non me l'aspettavo, il Milan dell'Inter mi aspettavo la partenza così, non mi aspettavo che si integrassero subito dopo le partenze importanti che ha avuto, si integrassero i nuovi subito, invece è stato fatto un lavoro magnifico lì. Oscar, qualcuno dice che addirittura l'Inter di quest'anno sia più forte dell'anno scorso. Ma ha sicuramente la stessa consapevolezza di avere comunque dei giocatori di primissimo livello, l'hanno dimostrato l'anno scorso, e anche il fatto che siano partiti due giocatori come Lukaku e come Hakimi, probabilmente per i giocatori è una voglia in più di dimostrare che sono comunque all'altezza di poter fare bene, di poter vincere, anche nonostante non ci siano più due campioni del livello di Hakimi e di Lukaku. Quindi è subentrato probabilmente nei giocatori anche questa voglia di dimostrare appunto che sono all'altezza anche loro, che possono comunque andare bene anche senza i due campioni che sono andati via. Danflix somiglia molto ad Hakimi, e lo stesso Di Marco sta facendo un gran lavoro in mezzo. Poi l'attaccante argentino e Dzeko non sono certo delle scoperte. Però, come dicevi, la cosa più strana è che si siano già inseriti come se stessero già da chissà quanto tempo in squadra. Sì, beh, poi considera che Correa. Che Dzeko comunque arrivano dal campionato italiano, sono anni che giocano già nel nostro campionato, parlano la nostra lingua, quindi questo già è fondamentale per potersi inserire. Correa oltretutto era già stato allenato anche da Inzaghi, che conosce benissimo le sue caratteristiche, sa come impiegarlo, questo è sicuramente un valore aggiunto per l'Inter. E anche Dumfries, che è appena arrivato, però è un giocatore di alto livello, di ottimo livello, ha bisogno ancora magari di inserirsi, però sicuramente darà delle soddisfazioni all'Inter. Di Marco non lo scopriamo da adesso, comunque aveva già fatto un ottimo campionato a Verona l'anno scorso e si sta ripetendo. Flavio, il tuo parere sull'Inter? Tu l'hai già data tra quelle che lotteranno per lo scudetto. Io penso che ad oggi l'Inter sia la squadra favorita per lo scudetto. Impegni di Champions compresi? La rosa comunque è abbastanza larga e competitiva per affrontare pure la Champions. Hanno una rosa molto ampia, però non è tanto l'Inter, perché l'Inter a mio avviso non è più forte dell'anno scorso, anzi è più scarsa dell'anno scorso, perché ha perso Hakimi, ha perso Lukaku, ha perso Eriksen, che molti se lo dimenticano, ma l'Inter non ha più Eriksen, che l'anno scorso da gennaio in poi è stato molto importante, e non ha più Conte. Conte in Serie A è un fattore,
può stare simpatico, antipatico, ma Conte è un fattore in Serie A. Quindi non ha più questi quattro qui, li ha rimpiazzati sì, ma non può essere più forte. Il problema è che l'antagonista diretta dell'Inter, che è la Juventus, anche lei ha fatto un passo indietro, perché a mio avviso se vendi Ronaldo, che Ronaldo anche quando non faceva bene, però è uno che faceva 30 gol a campionato, quindi bisogna sostituire chi fa 30 gol a campionato. Quindi può solo perderlo l'Inter, a mio avviso, il campionato. Poi, vabbè, potrebbe essere l'anno di qualche outsider. Per me il Napoli, da questo punto di vista, la vedo la squadra più pronta delle possibili outsider, ovvero Lazio, Roma e Napoli. Per me il Napoli è un passettino avanti, perché non ha cambiato nulla e perché Spalletti è entrato, secondo me, meglio. A me la Roma non ha entusiasmato in queste prime quattro partite. Adesso parleremo delle laziali. No, ecco, le ho viste tutte, a partire da Roma, vabbè, però parleremo dopo. L'Inter, vediamo, l'Inter può anche in Champions League. Antonio, parliamoci chiaro, in Champions League quando passi il girone l'Inter dovrebbe passarlo, poi dipende la giostra dei sorteggi come va. Se ha dei sorteggi favorevoli si potrebbe anche trovare ai quarti, in semifinale, perché non è una squadra scarsa. Correale ha fatto molto bene. Rosario, finalmente un campionato incerto. Io penso che da tempo non vedevamo un campionato così incerto, in cui dopo quattro giornate, ma io credo che durerà questa cosa, almeno fino al girone d'andata, non ci sarà una squadra che prenderà il largo rispetto alle altre, anzi, forse vedremo cadere qualche altra grande da qui alla fine. Sono perfettamente d'accordo sul discorso delle squadre che potenzialmente potrebbero insidiare l'Inter, il Napoli. Per me la Lazio è un pochino più, un livello più basso. Io ho visto la partita di ieri contro il Cagliari, per esempio, e la Lazio non è più quella dell'altro anno, e quindi vedo bene il Napoli ma meno bene la Lazio. La Roma ancora non l'ho forse centrato, perché Sarri non era l'allenatore giusto. Rosario, hanno sbagliato la scelta del tecnico? Perché lui si lamenta del gioco che non arriva, lui stesso lo ammette. Io credo che la Lazio non abbia ancora ingranato e secondo me avrà delle difficoltà, anche perché, insomma, secondo me i giocatori si devono adattare molto al gioco di Sarri, ancora non è riuscito in pieno ad imporsi. E poi sono d'accordo che questo campionato è molto molto incerto, anche da metà classifica, dietro. Ci sono delle squadre che si sono rivoluzionate, che si stanno mettendo in luce, come la Fiorentina, come il Torino. Lì non si sa che traguardo potranno raggiungere queste squadre. Queste squadre hanno fatto praticamente una rivoluzione, come allenatori e come giocatori. E quindi nelle rivoluzioni è tutto, può succedere di tutto. Quindi noi guardiamo, parliamo di queste squadre da scudetto, ma secondo me è molto interessante il campionato. La metà classifica dietro è molto molto interessante, più interessante degli altri anni secondo me. Oscar, molti vedevano Sarri come una delle scelte migliori che potesse fare Lotito, invece tu credi che si riprenderà, ci vorrà tempo a Sarri per far valere le sue idee, o non credi molto nella scelta che è stata fatta? Ma no, io credo che Sarri sia un ottimo allenatore ma che abbia bisogno di tempo, perché comunque in due mesi è difficile prendere una squadra, ribaltarla sotto il punto di vista tattico, perché da Inzaghi comunque a Sarri c'è una differenza di gioco abbastanza importante, quindi io credo che certi automatismi arriveranno col tempo e non ci si può aspettare che in 3-4 giornate possa essere subito di primissimo livello, quindi io credo che ci vorrà un po' di tempo, ma penso che sia un buon allenatore che sarà sicuramente in grado di dare delle soddisfazioni al pubblico laziale. Ti aspettavi la prima sconfitta di Mourinho dopo quattro giornate? Ma no, forse non me l'aspettavo per come è maturata. Non ho visto la partita perché ero a Torino, però ho letto e Verona ha fatto un'ottima partita, ha messo in difficoltà la Roma. Sono partiti bene, però Roma è una piazza complicata, una piazza difficile. Quindi Mourinho è in grado di dare un qualcosa in più sicuramente, però poi ci vuole la continuità che è fondamentale per raggiungere certi traguardi. Io credo che ha una squadra
forte, che però avrà bisogno magari di quest'anno per amalgamarsi e dare poi delle soddisfazioni maggiori magari nell'anno prossimo. Ammesso che Mourinho resista fino all'anno prossimo, perché comunque... Flavio, il tuo punto di vista sulle laziali, su Roma e Lazio? Guarda, Antonio, io per me Sarri è la scelta migliore che... E quindi pure tu sei allineato con Oscar, ci vuole solo un po' di tempo per far capire bene ai calciatori come è preso in campo. Non è un allenatore che arriva e ti fa giocare bene la squadra dalla prima partita. Le prime due partite le ha vinte, ma le ha vinte contro avversari abbastanza agevoli, contro Empoli e Spezia. Male, molto male a Milano contro il Milan. Ieri ho visto un po' la Roma, un po' la Lazio... Ieri la Lazio ha rischiato tantissimo, è concesso davvero tanto. Antonio, io non sono sorpreso dalla sconfitta della Roma. Io ho visto la Roma, le ho viste tutte e quattro le partite della Roma ieri, a spezzoni con quella della Lazio. E la Roma, a parte la partita di Salerno contro il Sassuolo, poteva tranquillamente perdere, perché a un certo punto faceva un'azione a testa e poteva tranquillamente perdere. Contro la Fiorentina la prima giornata gli sono girati bene gli episodi, ma anche lì ha subito tantissimo. Quindi non sono sorpreso dalla sconfitta della Roma, anzi per me ce ne potrebbero essere altre, perché non mi ha entusiasmato. La Lazio bisogna dargli, a Sarri bisogna dargli tempo, perché Sarri è un allenatore che ha concetti di calcio molto particolari, che deve entrare nella testa dei suoi calciatori. È una squadra che gioca ogni tre giorni, giocando ogni tre giorni ti alleni poco. Ti alleni molto poco, quindi allenandoti poco puoi insegnare poco. Quindi io per la Lazio, per me Sarri è la scelta migliore, ma ci vuole del tempo. Fra una settimana c'è il derby, speriamo che ne abbia, perché poi qua in Italia pochissima pazienza. Sarri è un po' come Allegri da questo punto di vista, si sono costruiti un curriculum, un'immagine, che non sono allenatori che dopo due o tre mesi vanno via, li mandano via. L'anno scorso la Lazio è arrivata sesta o settima, però non ha fatto un campionato eccellente la Lazio l'anno scorso. Quindi io darei tempo alla Lazio e anche alla Roma, però ti dico che vedo la Roma un po' più avanti, perché per me è una squadra un po' più forte. Rosario, io l'anno scorso sulle scelte dell'allenatore della Roma ebbi qualche dubbio, perché dissi Spalletti probabilmente col suo temperamento, per come usa i media, al Napoli potrà avere qualche problema. Invece, almeno fino al risultato di stasera, speriamo che stasera non succeda l'imprevedibile, invece ho l'impressione che stia facendo un buon lavoro, soprattutto si stia proponendo proprio con lo stile giusto, senza rovinare niente di quello che è stato già fatto, e soprattutto rispettando molto quello che è il passato di quella squadra. E questo è il successo di queste tre partite? Ma intanto stiamo parlando di un grande allenatore, un allenatore che ha allenato in tutto il mondo, quindi... Ma che ha vinto poco però, Rosario. Però sa amministrare molto bene tutto, sa amministrare molto bene la squadra, sa amministrare i mass media, i tifosi, e quindi è quello gli dà sempre maggior forza. Il tempo a Sarri, il tempo... lo danno tutti gli allenatori, bisogna vedere quanto tempo, perché le piazze, parliamo della piazza di Napoli, ma soprattutto la piazza di Roma, sia sulla Roma che sulla Lazio, sono molto molto difficili, sono molto morali, si esaltano subito e vanno subito in depressione, quindi sono difficili da controllare quelle piazze per i presidenti e per gli allenatori, e quindi bisognerà aspettare quanto. In quanto tempo gli ci vorrà per affermarsi e per dare un'impronta alla squadra? E solo il tempo ce lo può dire. Oscar, tu del Napoli che idea ti sei fatto? E poi questo Osimhen vale quanto l'ha pagato il Napoli? A vedere dalla prestazione di Coppa vale pure di più, secondo me. Però adesso bisogna vederlo in campionato, bisogna vedere la continuità, anche perché credo che sia un 99, sia molto giovane Osimhen. Ma sono d'accordissimo su quanto detto finora. Sono stati bravi a non cambiare niente, a rimanere quelli che erano l'anno scorso, e hanno preso un ottimo allenatore, perché Spalletti, anche se ha vinto poco, è un ottimo allenatore su tutti i punti di vista.
non è stato forse fortunatissimo a capitare magari nelle squadre giuste nel momento giusto, però come allenatore non ha niente di inferiore rispetto a tanti altri. Osimhen credo che sia un campione, è stato pagato tanto, però sono convinto che darà delle grandi soddisfazioni, perché ha delle caratteristiche da centravanti che ne hanno in pochi, è forte fisicamente, va negli spazi, è bravo di testa, è completo, è un giocatore veramente completo, deve solamente trovare, come appena detto, quella continuità che può essere poi fondamentale per il Napoli. Io sono, Oscar, io sono sempre contrario al cambio di guida tecnica, specialmente dopo 3 giornate, quindi non ero d'accordo per la scelta su Semplici, per la scelta su Di Francesco, però poi Tudor vince con la Roma, Mazzarri ferma la Lazio in casa, e vai in crisi, dicevo, forse sbaglio io, fanno bene a cambiare così presto l'allenatore. Ma guarda, intanto o sono coincidenze? Sì, quando si cambia l'allenatore, i giocatori alla prima giornata danno sempre un qualcosa in più, perché arriva l'allenatore nuovo, hanno voglia di dimostrare quello che non giocava finora in allenamento dal 200% rispetto a prima, e quindi c'è un cambio di aria diversa, visto che le cose non andavano bene, e quindi spesso e volentieri arrivano subito le vittorie, subito nella prima giornata. Cambiare dopo 3 giornate non è bello, anche perché per la società è come dire abbiamo sbagliato certo. A prendere Di Francesco piuttosto che Semplici. Quindi sicuramente non fa piacere, però probabilmente loro sapevano che si sono resi conto che così non poteva andare avanti, hanno deciso di cambiare. Flavio, e la guida tecnica, voi a Firenze ne sapete qualcosa, perché l'anno scorso è successo di tutto e di più con le panchine, e i risultati sono stati quelli che abbiamo visto l'anno scorso, perché forse, come diceva giustamente Oscar, all'inizio c'è lo slancio, la voglia di farsi vedere, soprattutto da quelli che fanno più panchina, però poi comunque il livello rimane quello della stagione, quello che è venuto fuori dalla campagna acquisti, quello che è venuto da quello che si è fatto in estate. Ho ritenuto, Andò, onestamente, la scelta del Verona imbarazzante, perché poi... ma Di Francesco non vince da 32 partite, sai che vuol dire? Antonio, va benissimo, ma non lo scopri al 15 settembre. Per quanto io sia un estimatore di Di Francesco. No, guarda, io sono di un'idea che Di Francesco non abbia fatto bene negli ultimi anni, è sotto gli occhi di tutti. Però se lo scegli è perché credi in lui. Se credi in lui, gli devi dare del tempo. Capisci? Si va oltre il giudizio di cosa posso pensare io tu su Di Francesco. Se tu scegli un allenatore è perché credi in quell'allenatore. Se credi in un allenatore, gli devi dare del tempo. Non puoi mandarlo via dopo 3 giornate, a meno che le prime 3 giornate siano state completamente un disastro, e non lo sono state, perché il Verona ne ha perse tutte e 3, ma non meritava probabilmente di perdere nemmeno una. Ma a meno che c'è qualcosa che noi non conosciamo, c'è una grandissima guerra nello spogliatoio, qualcosa che noi non sappiamo, però cambiare l'allenatore alla 3ª giornata è il fallimento della società, anche Semplici, cioè che tu confermi Semplici ma non vuoi Semplici dopo 3 giornate, il 15 settembre lo mandi via, vuol dire che tu Semplici non lo volevi. Lo hai confermato perché lo dovevi confermare. Quindi per me non è il fallimento dei tecnici, non ha fallito Di Francesco, non ha fallito Semplici, ha fallito la società. Come l'anno scorso aveva fallito la società alla Fiorentina, perché Commisso ha confermato Iachini, Contrade e Giovarone, che volevano Juric. Quindi quando parti così, parti già male. Non gli hanno fatto una campagna acquisti all'altezza. Iachini è partito male, allenatore a mio avviso molto mediocre. È arrivato Prandelli, ma Prandelli arrivò in una squadra costruita per Iachini, non ci ha potuto mettere mani. Quest'anno per me è preso un grande allenatore. Non abbiamo fatto una rivoluzione, perché la Fiorentina ha comprato 4 giocatori. Di questi 4 giocatori, Nastasic non ha mai giocato. Odriozola e Torreira hanno fatto una partita su 4. Però la Fiorentina è completamente cambiata. Quindi l'allenatore nel calcio conta, ma soprattutto conta fare una campagna acquisti e fare una preparazione come lui ti dice di fare.
Oscar, non ti ho detto che Flavio Ognissanti è un blogger della Fiorentina, seguito più o meno da 3-4 milioni, si è capito però, vero? Sì, sì, soprattutto adesso. E non ricordo se Rampanti ha giocato col tuo papà nella stessa squadra, no, ma forse contro Rosario, con Oscar Damiani, col papà di Oscar. No, io ho giocato nel Napoli in un momento diverso, l'anno dopo, credo. Ho giocato nel 74-75, lui l'anno prima o l'anno dopo, non so. Non sì, ci siamo trovati. Dopo, perché lui era alla Juve nel 74-75. Lui è arrivato al Napoli nel 74-5, no, nel 76. No, ha giocato un anno prima lui e poi è tornato tre anni dopo. Ah, ho capito. Dopo qualche anno ha fatto altri tre anni. Sì, io me lo ricordo molto il tuo papà perché all'epoca ero un adolescente, quindi seguivo tantissimo. E in effetti tuo padre cambiava spesso da una società all'altra nel corso della carriera. Ha cambiato abbastanza squadre, vero? Beh, ma cambiare arricchisce, eh? Arricchisce nel senso di conoscenze. Quindi Damiani poi ha fatto una carriera eccezionale come agente. Non dimentichiamo, è stato uno dei primi, eh? È stato veramente in gamba. E poi è stato un gentleman, possiamo dire. Tra le imbattute, vedo l'Udinese, che fatto salvo quello che succederà stasera, non ha ancora perso. È infatti piazzata benissimo al sesto posto. È una cosa contingente. Oscar, tu come la vedi l'Udinese di quest'anno? O dobbiamo aspettarci un esploit, il settimo posto, ottavo posto? È pronta per questi piazzamenti l'Udinese? Ma secondo me ha fatto un mercato molto oculato e molto positivo. Ha preso dei giocatori giovani di livello. Io conosco in particolare Soppi, che ancora magari non si è visto molto, che è un 2002, che era al Rennes, che hanno preso per poco perché aveva solo un anno di contratto. Anche Beto, che ancora non si è visto, secondo me è un centravanti di grande futuro, è un classe 98 e darà sicuramente delle soddisfazioni. Quindi a dimostrazione che comunque Pozzo hanno cercato di fare le cose in grande e nelle prime giornate stanno dimostrando che comunque hanno dei valori, degli ottimi valori. Se dovessero vincere stasera mi sembra che abbiano 7 punti, non so se sbaglio, 6, sì, giusto, 7. Quindi se dovessero ipoteticamente vincere stasera sarebbero a 10 punti e pari alle milanesi, quindi ovvio che nessuno pensa che l'Udinese possa arrivare chissà dove, però sicuramente poter fare un campionato all'altezza del blasone comunque dell'Udinese può essere secondo me fattibile. Oscar, ti aspettavi, non lo chiedo ovviamente a Flavio perché Flavio sa tutto della Fiorentina, ti aspettavi che Italiano potesse incidere tanto sulla Fiorentina, anche perché come diceva Flavio non è che hanno cambiato così tanto, alla fine 4 giocatori non rivoluzionano una rosa di 20-22, è tutta la mano di Italiano, sta tutta nella mano di Italiano questo successo, o è la squadra che in qualche modo si è ritrovata? Beh, intanto ho preso Gonzalez, che è sicuramente un ottimo giocatore, e Italiano lo reputo uno dei migliori allenatori del nostro campionato, l'ha dimostrato già a Spezia l'anno scorso, che si è salvato comunque con una squadra di livello medio-basso, quindi ha dimostrato di essere un allenatore veramente di ottimo livello, ha dato comunque un gioco, anche l'anno scorso ci sono state delle partite in casa soprattutto dove ha messo in difficoltà le squadre anche più importanti, ha battuto il Milan, mi ricordo, con un'ottima prestazione, quindi ha dimostrazione che se poi prendi in mano se sei un allenatore comunque con delle idee giuste, prendi in mano una squadra con dei giocatori migliori, ovviamente anche il suo gioco ne trae beneficio. Rosario, che impressione ti ha fatto la Fiorentina di quest'anno? E continuerà così con questo rendimento? Secondo te o c'è un po' di euforia iniziale? Sì, Rosario, a te. Basta vedere il percorso che ha fatto l'altro anno lo Spezia con questo allenatore. Ha fatto un ottimo percorso, ha tenuto botta tutto l'anno. Io pensavo che nel giro d'andata, credevo che poi a un certo punto mollasse lo Spezia, invece ha tenuto fino alla fine. E quindi credo che mentalmente lui li tenga sempre a posto questi giocatori. Questa squadra, secondo me, se continuerà a seguirlo, ma
continuerà sicuramente, lui farà un ottimo lavoro. E la Fiorentina è una delle squadre che secondo me potrebbe fare meglio di altre più blasonate ancora, come potrebbe essere la sorpresa anche il Torino, perché Juric sta facendo lo stesso lavoro di Italiano alla Fiorentina, al Torino, e quindi sono due squadre che si somigliano un po' da quel poco di rivoluzionario che hanno portato i loro allenatori, i loro tecnici. È una piccola rivoluzione mentale, io dico, non solamente di cambio di giocatori, ma mentalmente ci si affermano in modo perentorio, aggrediscono gli avversari, giocano d'attacco e non fanno molti passaggini indietro, ma verticalizzano molto e poi aggrediscono, e quindi sono due squadre che divertono a vederle. Sassuolo. Flavio, io ero convinto che la partenza di De Zerbi avesse un po' scombussolato tutto quanto e che fosse saltato praticamente lo schema, il modo di giocare, e che Dionisi ero convinto che avrebbe avuto qualche difficoltà. Invece la partenza è stata buona. Tu credi che comunque ripeterà il campionato dell'anno scorso? Allora, dobbiamo sul il Sassuolo. In partenza pure Berardi, a quanto pare. Se avranno perso Locatelli, ha perso Caputo. Berardi non ci voleva stare, perché Berardi fino all'ultimo giorno voleva venire alla Fiorentina, ma questo non è un segreto. Non gli hanno tolto la fascia da capitano per questo motivo. Non è più il capitano Berardi, nemmeno in lista Berardi al Sassuolo, adesso con il capitano. Quindi secondo me non lo so, Antonio, non lo so, perché Raspadori non so, perché Caputo viene da 2-3 anni in cui ha fatto 15 gol, 20 gol all'anno. Negli ultimi 2-3 anni Caputo ha questa media qui. Io non so se Raspadori possa garantire gli stessi gol. Hanno perso Locatelli, Bogalo vedo involuto in negativo, Berardi bisogna capire con quale il lavoro di Dionisi, Flavio. Io ho visto Sassuolo-Torino e il Sassuolo ha fatto male. Torino ha meritato la vittoria nettamente. Però Dionisi è un ottimo allenatore. Io ho visto Roma-Sassuolo, anche il Sassuolo a Roma invece doveva vincere la partita. Bisogna capire come Dionisi recupera mentalmente Berardi e se Scamacca o Raspadori riusciranno a garantire i 15, 16, 17 gol che Caputo li faceva ogni anno. Oscar, tu che cosa pensi di questo Sassuolo? Penso che sia... Allora, hanno perso De Zerbi, che era un punto di riferimento per la società, per i giocatori, quindi non è stato facile. Però io credo che Dionisi abbia l'anno scorso fatto un ottimo campionato a Empoli e quindi ha meritato di poter approdare in una squadra importante come quella del Sassuolo. Sono convinto, perché conosco sia... l'allenatore sia la persona, quindi a livello umano, che potrà fare bene. Ci vuole un pochino di tempo, ovviamente, appena arrivato ha dimostrato comunque in un paio di partite di aver fatto bene, col Torino adesso l'ultimo ha perso, però credo che possa togliersi delle buone soddisfazioni, perché è un allenatore con dei concetti comunque validi, e lo dimostrerà credo anche a Sassuolo. Oscar, chi retrocede? Questa è una bella domanda. Dopo quattro giornate è difficile. È difficile perché è un campionato molto, sia come dicevamo prima, sia davanti che dietro sarà molto equilibrato. Quindi bisognerà capire, io credo che dopo ci vorranno almeno ancora una decina di partite per cercare un po' di capire quelli che possono essere Salernitana già valori. Spacciata, secondo te? No, spacciata no, ma sicuramente non sarà facile, perché arriva comunque da un campionato inferiore e ci sono squadre come magari lo Spezia, che già hanno fatto la Serie A l'anno scorso, che magari hanno un qualcosina in più, però non è detto, non è mai dire mai. Rosario, chiedo la stessa cosa a voi, a te, però immagino quanto sia complicata la risposta. No, ci sono sicuramente delle candidate, ma è meglio non sbilanciarsi, è meglio aspettare almeno una decina di partite, perché insomma parlare
di retrocessioni già adesso non è corretto, secondo me, non è serio. Flavio, ti allinei? Guarda, hai ragione, proviamo a fare delle considerazioni. La Salernitana mi sembra la squadra che abbia il tecnico peggiore, con tutto rispetto per Castori, ma rispetto a Zanetti del Venezia, rispetto a Thiago Motta dello Spezia, rispetto a Andreazzoli dell'Empoli, penso che Castori è l'allenatore più limitato, fa un calcio molto pane e salame, tra virgolette, e non mi ha impressionato. Nelle prime tre partite ha preso 4 gol a partita. Contro l'Atalanta ha fatto benino, ma sembrava sempre che erano frutto del caso. Io poi Ribéry lo conosco bene perché l'ho visto 2 anni. Non ti puoi affidare a Ribéry, che non so quante partite possa fare e quanti minuti possa giocare in ogni partita. L'Empoli per me è un buon allenatore, ma secondo me qualcosina a livello di singoli gli manca. Il Venezia ha un buon allenatore, ma ha una squadra quasi completamente nuova. Bisogna capire in quanto tempo si amalgamano. E poi c'è il Verona, bisogna capire il Tudor che è impronta dal Verona. E penso anche il che Verona lo vedi invischiato? Se devo guardare la rosa del Verona, Iuri ci ha fatto i miracoli l'anno scorso. Io non so al Verona chi possa far gol. Cioè il bomber del Verona è uno tra Simeone e Kalinic, che sono due attaccanti che negli ultimi 4 anni non hanno superato i 10 gol. Per salvarti devi fare gol, ci vuole, non lo so, non so chi retrocede, Antonio, onestamente, però se ti devo dare delle squadre, ti do queste squadre qua. Per me la Salernitana, non voglio dire, ma se non cambia allenatore è per me spacciato. Come finisce stasera, Oscar? Udinese-Napoli 1x2? X, secondo me X. L'Udinese riuscirà a fermare pure il Napoli? Ma sai, c'è stata la partita comunque anche in settimana, ho letto che magari sono un po' stanchi, l'Udinese comunque ha dimostrato di essere in palla, di aver iniziato molto bene, quindi giocano in casa, non sarà facile per il Napoli, sebbene ha delle qualità superiori, però io credo che possa finire in pari. Rosario, come finisce Udinese-Napoli? Io penso che possa vincere il Napoli. Grande qualità, allenatore bravissimo, e quindi penso che continui questa marcia, insomma. Flavio, ti è rimasto l'uno. UX, secondo due, me, vado, secondo me il Napoli non vince perché giovedì ha fatto una partita di intensità pazzesca e non è facile recuperare. Vanno a giocare in un campo non facile perché Gotti è uno che è tosto. È solido dietro, secondo me 1-1 finisce X. Perfetto. Siamo alla fine, io davvero vi ringrazio tanto per questa chiacchierata. Grazie a Oscar Damiani. Grazie a voi. Grazie a Flavio Ognissanti. Ciao, grazie Antonio, ciao anche a te. E grazie a Rosario Rampanti. Grazie a voi, ci saluto a tutti. Qui. Ringrazio Andrea Gambuto, grazie, che è stato qui con me, la regia di Jacopo Totoro. Ovviamente l'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo. Spero di potervi avere anche la settimana prossima. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a voi. Buonasera. Buona serata, arrivederci. Ciao.